E c'è il via libera della Camera al disegno di legge Richetti che applica il metodo contributivo ai vitalizi degli ex parlamentari. Scontro in aula tra PD e 5 Stelle, si astiene MDP, mentre Forza Italia attacca e parla di legge incostituzionale. Allora, prima Cecilia Primerano, poi l'intervista di Francesco Maisano. Vediamo. La Camera approva. Cori e applausi per il primo via libera. La riforma dei vitalizi, 348 sì, 17 no, 28 astenuti. Il voto finale al provvedimento del Dem Richetti arriva al termine di una giornata al Cardiopalma segnata dallo scontro tra PD e 5 Stelle. Quando salta l'emendamento di Di Maio sull'applicazione dell'età pensionabile prevista dalla legge Fornero, già ai parlamentari di questa legislatura, la polemica politica monta. Accuse reciproche di malafede e di ostruzionismo. Si rischia di non chiudere in serata, ma la conferenza dei capigruppo decide che i tempi devono essere rispettati. Una corsa, dunque, per licenziare un testo che raccoglie del consenso bipartisan di gran parte delle forze politiche. Il PD rivendica la paternità della riforma, solo grazie a noi vengono aboliti i vitalizi, dicono i Dem. Ma dal blog i 5 Stelle contendono al PD la paternità del provvedimento, al Senato promettono non vi daremo tregua. A favore Lega, Fratelli d'Italia, Sinistra Italiana, Scelta Civica, contraria a P come Forza Italia, che resta in aula ma non vota, ad eccezione di Gelmini e Santanchè che dicono sì in dissenso dal partito. Berlusconi parla di provvedimento incostituzionale lesivo dei diritti degli italiani perché a rischio per la retroattività ci sono 20 milioni di italiani, spiega. Non possiamo accettare che si faccia cassa sulla pelle degli italiani. È incostituzionale, certo che è incostituzionale, ma tanto peggio, tanto meglio. È scritta male, è scritta coi piedi, certo che è scritta male. Si astiene, MDP è una toppa, dice Da Torre. Il punto cardine della legge che ora passa al Senato è il ricalcolo con il metodo contributivo dei vitalizi di 2600 ex parlamentari. Di Maio, lei ha detto che anche con questa legge la cosiddetta casta dimostra di mantenere i suoi privilegi. Allora perché avete votato sì? Quello di oggi è un grandissimo successo del Movimento 5 Stelle, perché siamo riusciti a far votare alla Camera dei Deputati una legge che taglia il vitalizio ai parlamentari. Questa era la nostra più grande battaglia. Poi certo ci sono tanti altri privilegi e prometto agli italiani che saremo al lavoro sul taglio degli stipendi ai parlamentari, sul taglio delle auto blu, sul taglio delle pensioni privilegiate, però quella di oggi è una cosa che ci rende orgogliosi. Il PD dice che è una sua legge, ma basta guardare le loro facce mentre la votavano per capire che è un nostro grande successo. Avete appoggiato un provvedimento del PD, all'orizzonte c'è la legge elettorale, siete pronti a riaprire quella trattativa? Guardi, quando il PD ammetterà di aver affossato l'ultima legge elettorale a causa dei suoi franchi tiratori e risolverà i suoi problemi interni, allora potremo ridiscuterne.